Mi presento, io sono Adriano D'Alessio di Lightwear Italia. Lightwear è, diciamo, un costruttore di apparecchiature tecniche. Parto prendendo spunto diciamo, dal titolo di questo seminario, seminario che poi è un parolone, insomma, un po' una presentazione condivisa e a me piace, diciamo, raccontare le cose per come le vedo e non voglio, tra virgolette, insegnare o avere chiavi di lettura di nessun tipo. Però dobbiamo prendere atto, insomma, che l'era digitale ha un po' trasformato la percezione delle cose e delle persone. Mi viene in mente soltanto, ecco, aggiungerei la difficoltà principale nel costruire poi una sala virtuale o una sala fisica multimediale con, diciamo, tra virgolette immersiva, no? Dove tu comunque riesci ad essere accattivato dall'uso della tecnologia, e aggiungerei ai cinque sensi normali il senso della percezione, della sensazione che un po' il multimediale sta portando. Comunque, presento un attimo l'azienda. L'azienda è basata in Ungheria e produce, costruisce e fa tutto quanto a ricerca e sviluppo in Ungheria. E siamo tra i più grandi produttori europei di tecnologia, se non il più grande, almeno per quanto riguarda il mondo professionale. Lavoriamo in 30 paesi, 14 uffici, 13 distributori al mondo. Lo dico perché a volte il marchio Lightwear è un marchio che non è conosciuto, però siamo abbastanza famosi, specialmente per quanto riguarda il mondo degli eventi e installazioni molto critiche, tipo la simulazione che abbiamo visto prima, tutta quella serie di installazioni medicali. E nasciamo nel 2000, ma in realtà il successo arriva nel 2006 con la prima matrice al mondo di BI. Siamo stati i primi a costruire una matrice di BI 8x8 con la gestione dell'EDI, dell'HDCP, e sono tutte cose che chi lavora nel video la conosce. E dal 2010 siamo pronti con i prodotti per il 4K, quindi comunque è un'azienda che progettiamo prodotti rivolti al futuro. Adesso siamo arrivati ad avere il primo sistema di video over IP, quindi video che viaggia su rete Ethernet, senza compressione e senza latenza. Insomma, è un bel punto d'arrivo. Ma tutti questi questa ricerca, insomma, della qualità, della tecnologia, a cosa serve? Serve a fondamentalmente riportare nel piccolo schermo, quindi in uno schermo, un proiettore, un tablet, un telefono, quello che noi vediamo nella vita reale con i nostri occhi, no? Quindi questo è un po' il punto d'arrivo. Per questo si cerca di arrivare a delle risoluzioni molto alte o a diciamo, degli spazi, diciamo, della profondità colore, quindi alla ricerca di ricreare veramente quello che noi troviamo nella vita reale. Questo perché? Perché si è capito, ma già si sapeva, che almeno anche io mi metto nella parte del 65%, cioè il 65% di noi, e questo è il motivo per cui poi comunque, specialmente nella didattica a distanza oppure proprio nella didattica normale, l'uso del multimediale aiuta perché? Perché fa vedere in realtà quello che noi vogliamo spiegare con le parole. Molto spesso, per esempio, vedevo l'audio di il video di prima senza audio, no? Uno vede il video, comunque riesce a capire quello che sta succedendo, quindi si fa già un'idea. Il 65% di noi, della popolazione, impara con gli occhi, il 30% impara con le orecchie e il 5% impara con l'esperienza. Questo è un dato di fatto, e riuscire a creare diciamo, dei sistemi che danno tutte e tre le possibilità è una vittoria assoluta. E questa slide la presento sempre, è una fotografia di un insegnante africano che disegna sulla lavagna con il gessetti di vari colori, disegna un'interfaccia di Windows, quindi del computer Windows, per insegnare ai ragazzi e far vedere come è fatto un computer. Non hanno un computer, noi siamo un pochettino più fortunati, chi più e chi meno, chi ha prodotti più evoluti, chi ha prodotti meno performanti, però bene o male tutti sappiamo come funziona Windows, cioè, sembra una cosa normale. In realtà potrebbe non esserlo.
E lui si è messo lì, ha disegnato tutto. Poi chi vuole c'è la storia completa della CNN, c'è un link, me lo chiede, io lo voto volentieri. Vado un po' più nel pratico, cioè che cosa fa, che cosa crea l'esperienza visiva? Io parlo di video perché tendenzialmente noi distribuiamo video, quindi parliamo cioè, lavoriamo nel settore video, l'audio è legato al video, anche l'audio ha la sua importanza. Non sono un esperto, mi piace più parlare di quello che in realtà penso di sapere. Secondo noi sono cinque elementi, ossia la risoluzione, il frame rate, cioè la risoluzione sono il numero di pixel per il numero di linee che formano l'immagine, il frame rate sono i numeri di fotogrammi al secondo che noi visualizziamo, quindi dai 24 fotogrammi del cinema fino ad arrivare ai 120 fotogrammi dei film, dei filmati, dei film 3D, e il gamma, ossia quanto un'immagine può andare verso una luminosità alta e un nero basso. Poi abbiamo lo spazio colori, ossia quanti colori possiamo utilizzare nel nostro standard, perché tutti questi elementi poi vanno a costruire uno standard. Quanti colori posso prendere per costruire la mia immagine e quanti campionamenti di quei colori io posso utilizzare per costruire l'immagine, la profondità del colore. Ossia, se vediamo c'è cioè una linea che divide due pezzi di schermo, una ha delle linee orizzontali, una ha una scala un pochettino più sfumata. Ecco, per fare questa scala sfumata servono più dati, più campionamenti. Questo servono più campionamenti significa che ho bisogno di standard più ampi che permettono in una banda passante, quindi un movimento di dati all'interno di cavi, quindi di infrastrutture molto più elevati. Quindi io come vado a toccare uno di questi cinque elementi, comunque vado a toccare uno standard, quindi ecco qui la ricerca di standard sempre più avanzati che permettono il passaggio di una maggiore quantità di dati. La risoluzione, parliamo della risoluzione. Tendenzialmente anche l'occhio umano, quindi noi abbiamo una risoluzione, l'occhio umano ha una sua risoluzione. Immaginiamo non è un raggio laser questo, è un angolo di visione del nostro occhio, e ci mettiamo uno schermo. Mettiamo lo schermo, questi tre colori, rosso, verde e blu, rappresentano un pixel. Quindi se nell'angolo di visione noi ci mettiamo uno schermo grande, lontano, dove il nostro angolo riesce a vedere un pixel, abbiamo praticamente la stessa percezione di qualità di uno schermo con dei pixel più piccoli messi vicino. Quindi, che cosa voglio dove vogliamo arrivare? Che cosa vogliamo dire? Diciamo, ecco, hanno fatto uno studio e la media sono 60 pixel per grado dell'occhio umano come risoluzione. Che non è soltanto una questione di risoluzione, cioè non è ho uno schermo o una proiezione con una risoluzione super elevatissima, 8K, 16K, quello che vogliamo, non è detto che sia la scelta migliore perché è anche un problema di distanza. E quindi dipende da dove noi mettiamo lo schermo, da che distanza lo guardiamo e così via. E qui abbiamo un esempio carino, spinto ma ancora, no, scusatemi, ecco qua. Sì, questo è, diciamo, è un piccolo quiz, ma non si può fare perché non siamo abbastanza interattivi, però sì, siamo interattivi, però diciamo dal vivo non è. Diciamo, ci mettiamo a 4 metri di distanza da uno schermo, e a sinistra abbiamo i metri di distanza dallo schermo, sotto comparirà poi la grandezza dello schermo, e questi colori rappresentano il giallo, è la linea per cui, oltre la quale tutte le risoluzioni che noi andiamo ad utilizzare risulteranno uguali. Poi abbiamo il 720p, il Full HD e il 4K. Immaginiamo di voler vedere un filmato 4K su uno schermo e capire bene le differenze, quindi vedere il 4K per quello che è. E se noi ci mettiamo a 4 metri di distanza, dobbiamo andare ad utilizzare o a inserire uno schermo di 110 pollici. 110 pollici, oltre al costo elevatissimo, è uno schermo penso con base 2,5 metri circa. Quindi questi sono un po' i
i parametri da tenere in considerazione quando noi poi dobbiamo andare a progettare, a costruire, a consigliare una sala multimediale. Ecco. E questo può tornare utile a casa se magari uno ha un televisore, un Full HD da 40 pollici, o tendenzialmente, qui l'esempio è fatto su 40 pollici, ma vediamo dopo la distanza. Per uno schermo Full HD bisogna stare tendenzialmente a 3 volte l'altezza dello schermo, per uno schermo 4K bisogna avvicinarci e stare 1 volta e mezzo a schermo 4K. Quindi credo che anche a casa, se uno ha un bel monitor grande, forse è sufficiente un Full HD. Quindi tutta questa corsa alla risoluzione va contro i miei interessi, lo ammetto, però mi piace anche essere un po' così, scientifico. Un altro punto che vorrei sottolineare diciamo, nel progettare e nel pensare una sala multimediale sono per esempio, si parla tanto di HDR, 4K e quant'altro. HDR, secondo me, ecco, è uno di quegli elementi che preferirei ad un'altra risoluzione. Qui vediamo un'immagine HDR, quindi vediamo un bel cielo. L'HDR non è che ce l'hanno tutti, per fare poi i filmati HDR comunque bisogna, e vedere l'HDR bisogna comunque creare il contenuto HDR, che è tutta, diciamo, una tecnologia dietro. E vediamo bene le nuvole e quant'altro. Ecco, se noi volessimo vedere la stessa immagine in formato non HDR, quindi utilizzando un gamma molto più compresso, quindi non utilizzando il gamma dello standard HDR, quindi lo standard HDMI 2.0 e quant'altro, non vedremo il cielo, fondamentalmente le nuvole non le vediamo. E qui vengono comparate le due immagini ed è chiaro che forse è molto meglio avere un'immagine HDR con meno risoluzione se non abbiamo la banda necessaria che avere un'immagine 4K non HDR. Questo è un po' quello che dicono anche i registi delle partite di calcio, insomma, quando c'è quell'ombra che taglia in mezzo al campo, che dà un po' fastidio, sarebbe lì il caso di utilizzare, diciamo, dei formati del genere. E esistono però degli argomenti che vanno un po' contro, no? L'uso del multimediale, a volte, oppure direi più l'uso del multimediale sia dove non c'è, quindi pensiamo a delle aule scolastiche tradizionali, oppure dove comunque non viene, tra virgolette, usato in tutta la sua efficacia, cioè insomma il multimediale è efficace se poi viene comunque sfruttato, no? Se io ho strumenti che posso utilizzare per condividere schermi, condividere videoconferenze, però non li uso, tendenzialmente, poi ci sono anche qui degli esempi dove comunque delle sale di riunioni di importanti, diciamo, aziende richiedono un tastone dove si spegne tutto, perché quando devono fare delle riunioni devono parlare di cose molto delicate e critiche, non vogliono assolutamente che ci siano apparecchiature elettroniche in grado di poter, quindi diciamo è anche qui da valutare. Comunque gli argomenti che tendenzialmente vengono usati quando si progetta, si costruisce o si propone o si rifiuta anche una sala multimediale, insomma, e il costo, uno pensa sempre a dei costi molto elevati, in realtà poi esistono prodotti e soluzioni anche di qualità, non per forza prodotti e soluzioni, diciamo, tra virgolette, di qualità non performante, che permettono la costruzione di una sala. Il tempo, qua si parla di tempo proprio di utilizzo, quindi tempo di accensione, quanto ci mette ad accendere lo schermo, il proiettore, le cose, già passa un quarto d'ora, io ho un'ora per fare lezione, preferisco non accendere, a volte succede anche questo. Non ho le capacità tecniche, in realtà qui potrebbe anche essere, non voglio imparare ad utilizzare la tecnologia, e ci sono degli esempi, io per esempio porto sempre, mi è sempre in mente, diciamo, mia suocera, pare brutto dirlo, però è la suocera, nel senso che lei vuole il forno con il manocolone per regolare la temperatura. E si lamenta sempre che poi non riesce a trovare la temperatura giusta e la torta quindi non viene come vuole lei. In realtà sarebbe molto più semplice avere uno schermetto digitale con un tasto più o meno, mettere la temperatura quella che deve essere, regolarla così, però non vuole imparare questa tecnologia. La stessa cosa vale per chi magari non usa telefoni touch o quant'altro. Esistono anche queste problematiche e nella scuola esistono molto, insomma, direi, dai.
I costi operativi, che sono costi che logicamente uno deve mettere in conto, e sono, diciamo, si pensa sempre a dei costi operativi molto alti, ossia ho bisogno di un tecnico che venga lì, che mi accende la sala, ho bisogno di tante figure che devono in qualche modo costruirla. E poi ci sono dei vantaggi che sono assolutamente sconosciuti, quindi dice: ma perché devo fare io? Mi trovo tanto bene con una sala tradizionale, ma mi devo mettere a spendere dei soldi o quali vantaggi ho? Per quanto riguarda i costi, abbiamo detto che esistono soluzioni di tutti i tipi. Io ho portato un esempio, questo per esempio, dico sempre esempio, vabbè, mi è venuto. Per risparmiare tempo, noi come Lightor abbiamo inserito nei nostri prodotti un piccolo controllo che si chiama Event Manager, che permette di dare un controllo della sala risparmiando tempo e denaro, perché fondamentalmente non costa nulla, semplicemente facendo l'operazione normale. Questa operazione genera una condizione tale per cui poi posso generare varie azioni. Andiamo a vedere un esempio applicativo. Questa è una sala completamente vuota, incominciamo a costruirla, ci mettiamo un sensore di presenza, possiamo anche non metterlo, ci possiamo mettere un tastierino, un pannello di controllo, un piccolo pannello di controllo con 3-4 tasti per accendere e spegnere la sala, ma potrebbe non servire lo stesso. Mettiamo uno schermo da proiettore, logicamente ci mettiamo anche il proiettore. Ci mettiamo in questo caso è un ricevitore HD basettì. Se il proiettore avesse l'ingresso HD basettì è uno standard di trasmissione audio-video che permette di trasportare audio-video, controlli, insomma un po' tutto su un singolo cavo in categoria. Abbiamo un trasmettitore HD basettì. Ecco, se il proiettore fosse attaccato o sul tavolo, basterebbe un cavo HDMI. Questo trasmettitore multiformato permette di accettare ingressi VGA, VGA, HDMI, DisplayPort, DVI, insomma, e ha anche tante funzioni come GPIO, RS-232, Ethernet, ma questo, diciamo, sono cose che poi vanno viste nel dettaglio. Questa potrebbe essere una sala che facilmente ricreabile, una sala molto economica. Qua parliamo veramente di quasi 1.000 euro di apparecchiatura, almeno per quanto riguarda le mie, poi bisogna vedere il proiettore e quant'altro. Però vediamo come può funzionare senza dover andare lì a accendere ogni cosa. Quindi sala spenta, tutto spento, e entra la persona, il sensore di presenza rileva la persona e accende le luci, tutto quanto in automatico, tutto gestito da questo apparecchio sul tavolo. Voglio far partire la presentazione, collego il mio computer, semplicemente collegando il cavo al computer, in automatico si seleziona l'ingresso, quindi se utilizzo un ingresso VGA, automaticamente lo switch si seleziona sul VGA e quant'altro, HDMI, DisplayPort, è quello che voglio, anche l'audio funziona allo stesso modo, e l'inserimento del cavo genera, diciamo, il contatto che fa scendere lo schermo e accende il proiettore. Io inizio la mia presentazione, faccio quello che devo fare, la mia riunione. Quando, logicamente si spengono le luci perché si vede meglio il proiettore, questo me era sfuggito, però va bene. Quando finisco la presentazione, stacco il computer, posso in automatico selezionare, vabbè, si accendono le luci, posso selezionare il tempo di non funzionamento, quindi posso dire: guarda, se entro 30 secondi nessuno si è collegato, e spegni il proiettore e tira sullo schermo, oppure fallo a un determinato orario, oppure un altro si collega nei 30 secondi, ricomincia la presentazione e quant'altro. Quindi lo schermo torna sopra, io me ne vado, o spengo attraverso il tastierino, o posso dire al sensore di presenza: guarda, se per 5 minuti non c'è nessuno in sala, spegni tutto. Questo è un po' l'idea che c'è dietro a delle sale che funzionano in modo automatico, risparmiando tempo e anche capacità tecnologiche e mal di testa. Non c'è bisogno di tanta tecnologia, di conoscere la tecnologia. Questi sono i nostri nuovi prodotti che permettono anche l'utilizzo dei sistemi di videoconferenza Cisco, quindi noi siamo completamente integrati con i sistemi Cisco, quindi utilizziamo il loro sistema, il loro pannellino di controllo Touch 10, così chiamato, per controllare la sala.
E questi nuovi prodotti UCX permettono di poi utilizzare la sala, diciamo, pensata per Cisco per utilizzare Zoom o Teams, quindi dei soft codec che noi vogliamo di volta in volta. Quindi, se mi voglio portare il mio tablet, faccio la presentazione con il mio tablet, perché ha vari ingressi USB-C, ingressi microfonici, ingressi USB e quant'altro. Questo è un po' come si presentano, usciranno adesso a settembre, quindi ho i miei ingressi audio, ingressi analogici, audio Dante, volendo, network e quant'altro. Poi possiamo approfondirle tranquillamente dopo. E, anche qui sono altri esempi di sistemi molto semplici, ho dei trasmettitori multiformato con quattro computer collegati su un proiettore e in automatico il prodotto Lightwear gestisce le varie sorgenti e le varie destinazioni. Questo è molto cost effective, cioè, qui parliamo veramente di 700-800 euro di prodotti. E quindi diciamo, non c'è bisogno per forza di avere delle capacità tecniche importanti per gestire delle sale multimediali o delle sale riunioni particolarmente complicate, perché la tecnologia ci aiuta. Ecco, bisognerebbe rendere la tecnologia trasparente all'utilizzatore. E anche i costi operativi possono essere molto molto bassi se si scelgono prodotti comunque quantomeno di una qualità che permette l'utilizzo, diciamo, professionale, quindi non andrei su televisori consumer, andrei su televisori, schermi, monitor professionali, andrei su proiettori professionali, andrei su prodotti audio-video professionali. Perché? Perché sono fatti per lavorare H24 o 365 giorni l'anno, hanno i componenti, sono studiati per fare quel tipo di lavoro e secondo me fanno risparmiare anche un bel po' di soldi, non dovendoli cambiare se si rompono, poi hanno, diciamo, un'assistenza particolarmente forte. I vantaggi che non si conoscono, non si conoscono, cioè, quindi uno dovrebbe in qualche modo, sviscerarli insieme ai clienti. Vado veloce perché penso che sto andando lungo, ma questi sono vari prodotti, andiamo veloci, velocissimi, queste sono altre sale magari dove ho più schermi o più monitor. E esistono anche prodotti che possono collegare due diversi building su dei progetti dove stiamo lavorando su dei campus universitari, quindi tutti i campus vengono collegati attraverso delle trasmissioni di video over IP, possiamo arrivare fino a 10 km volendo, utilizzando UBEX, per esempio anche nei campus medicali dove abbiamo dei progetti in atto. E ricapitolando, Lightwear può essere sicuramente un prodotto che aiuta a fare questo tipo di sale. E ultimo, ma secondo me il più importante è sempre siamo noi, siamo le persone che se non ci siamo e non vogliamo sfruttare e gestire delle sale del genere, non funziona la tecnologia.